Ciao a tutti, sono Francesco Lamanno, il punto di riferimento nel digital marketing per parrucchieri in Italia. Porto al successo parrucchieri, imprenditori, liberi professionisti. Ok? Bene. Andiamo a noi. Oggi di cosa vi parlo? Vi spiegherò come aumentare gli incassi del vostro negozio di parrucchiere. Dovete però ascoltarmi, cari amici acconciatori, perché altrimenti cosa succede? Succede che rimanete in canna. Vero? Come sta andando in questo periodo? Ne avete gente? Non ne avete? Vi lamentate dei flussi di passaggi, meno frequenza, meno... Cioè, bisogna organizzarsi, ok? Per maggiori informazioni su di me, in descrizione trovate il link al mio sito, se volete una consulenza, volete informazioni, volete altre cose. Bene, andiamo a noi. Come si fa ad aumentare gli incassi di un salone di parrucchiere? Allora, per aumentare gli incassi abbiamo tre modi, non è che ci sono mille modi, abbiamo tre differenti metodologie. Allora, aumentare la fish media. Che cos'è la fish media? Aumentare mediamente lo scontrino della cliente, cioè la cliente deve in un singolo passaggio, quando viene da voi, spendere di più. Va bene? Quindi, e vedremo come fare. Il secondo metodo è quello di aumentare la frequenza, quindi aumentare i passaggi della cliente. Viene 7-8 volte all'anno, la facciamo venire 12-15. L'ultimo modo è aumentare i clienti. Allora, provate un attimino a pensare, di questi tre metodi, qual è il meno importante? Vi do un po' di tempo per riflettere. Tanto io sono in viaggio, sono oggi nel Monferrato, sto per andare da altri clienti a fare consulenze, quindi vi do modo di riflettere, c'è un bel paesaggio, le colline, posto tranquillo. Dai, vi spiego io qual è il metodo meno importante, è quello di fare nuovi clienti. È quello di fare nuovi clienti, perché i nuovi clienti, o meglio, l'aumento della fish e l'aumento della frequenza gioca un 80% di quello che è il fatturato del negozio. Ebbene sì, un 80%, e di questo complessivo 80% del fatturato, quindi il complessivo 100%, dovete sapere che un 20% della vostra clientela vi dà un 80% di fatturato. Il principio di Pareto. Tanti fenomeni fuffaguro si sono auto attribuiti questa teoria, questa regola di economia. Invece l'ha ideata Vilfredo Pareto, economista italiano del secolo scorso, che ha scritto manuali, che ha scritto docente universitario e via discorrendo. Quindi, se è vero come è vero che l'80% del fatturato viene dato da l'aumento della fish, l'incremento della fish cliente, l'incremento dei passaggi, e il 20% della clientela ci dà l'80% del fatturato, la prima circostanza è quella secondo la quale occorre concentrarsi inizialmente sulle clienti che già abbiamo. Sulle clienti che già abbiamo. Perché? Perché in buona sostanza dobbiamo portarle a spendere di più. Come? Innanzitutto pensando che quando la cliente si siede, quindi mette le chiappe sulla sedia, dobbiamo monetizzare al massimo questa cliente. E da lì partono tutte le polemiche. Ma Frank, ma tu sei venale? A me non me ne frega un cazzo. Cioè, io vi spiego come dovete fare a fare soldi, a fare profitti, neanche soldi, a lucrare. Se volete farlo bene, se non volete farlo, io vi invito a cancellarvi da tutti i miei social, canali, YouTube, così non mi seguite più.
ripeto, io seguo chi vuole crescere, chi vuole sviluppare la sua attività, anche perché se non l'avete capito, se non vi date un andi, chiudete baracca e burattini, se non vi svegliate, quindi la cliente deve essere monetizzata. Come facciamo a monetizzare sempre di più la cliente attraverso e aumentare la fish? Dobbiamo proporre più servizi, dobbiamo proporre prodotti, ma il gioco, l'85%, anche un 90% dai, di un salone sta nei servizi, ok? Aspettate un attimo che ho la gola secca, bevo un goccio d'acqua. Ok, come vedete qua noi andiamo, vado a braccio, non ho nulla di preparato, me ne foto altamente, vi faccio capire che veramente faccio, sono una persona reale, non sono uno di quei ragazzini fuffaguro o quei fenomeni che vi propongono soluzioni facili che in realtà mi mandano in bolletta. Bene, torniamo a noi. Come si fa a proporre più servizi? Innanzitutto bisogna fare una consulenza, perché se noi non facciamo una consulenza non possiamo sapere quali sono le esigenze della cliente, ok? Per conoscere le esigenze della cliente e fare una consulenza bisogna farla accomodare. Impostazione lavoro, ci siamo? Perché? Perché se, come vedo dalla stragrande maggioranza di voi, che è una roba scandalosa, che la cliente prende, va direttamente al lavatesta, voi siete già quasi fottuti. Poi c'è chi è anche bravo, riesce a proporre altri servizi, ma se voi non fate accomodare la cliente in postazione lavoro, come fate a conoscere le sue necessità, i suoi bisogni? Siete già belli e fottuti. Quindi la cliente l'ha fatta accomodare in postazione lavoro e occorre farle una consulenza. Consulenza. La consulenza è volta a conoscere quelli che sono i bisogni latenti o espressi della cliente. Che differenza c'è tra bisogno espresso e bisogno latente? Il bisogno espresso è quello che la cliente ci dice: ah, sai, devo capelli bianchi, devo fare ritocco, vabbè, grazie, così è facile. Il bisogno latente invece riguarda un qualcosa, una necessità che la cliente non ci palesa immediatamente, ma potrebbe palesarci attraverso una intervista, una consulenza specifica volta a comprendere veramente cosa desidera. Quindi anche qui andiamo su quello che è i pain point. Cosa sono i pain point della cliente, la buyer persona? Scusate, ma anche un po' di tosse, del resto girando e non stando a casa a grattarmi le palle tutto il giorno è logico che ti becchi anche qualche malanno. Comunque andiamo avanti. Pain point sono i bisogni, le necessità della cliente. Come si fa a conoscere i pain point? Bisogna parlare, bisogna fare delle domande aperte. Quindi come ti vedi i capelli, come te li vorresti vedere e via discorrendo. La cliente dirà qualcosa, a quel punto, solo ed esclusivamente quando ci premetto, adesso ho velocizzato, non è solo questo. Cioè un'intervista occorre effettuarla in una maniera articolata, articolata, ma occhio, in 30 secondi potete già capire quali sono le sue esigenze. Mano a mano che andate avanti e vi allenate a farla sarete sempre più bravi. Quindi una volta che avete capito, e solo lì, quali sono le esigenze della cliente, ecco la possibilità di proporre dei servizi. Quindi 90 volte su 100, 99 volte su 100, anzi 100%, io parlo della mia zona, 100% delle volte, cosa fate? Non so, capelli bianchi, ritocco, lunghezze, tonalizzante e tutte ste balle qui. Voi dovete creare e avete un listino,
Il listino, listino uguale merda, ripeto, listino uguale merda, perché? Perché il listino non vi differenzia. Una volta che dite alla cliente che fate il ritocco, ritocco lo fate voi, lo fanno anche gli altri 300, 1000, 2000 parrucchieri della vostra città. Se siete in una città come Torino, per esempio, ci sono 2000 fischia parrucchieri. Che differenza c'è tra voi e altri? Perché una cliente dovrebbe venire da voi? Quindi occorre creare un menu servizi. Occorre creare un menu servizi. Un menu servizi che cos'è? Un menu servizi è uno strumento attraverso il quale proporre le eccellenze e i cavalli di battaglia, con un nome identificativo che inventate per ogni servizio, una descrizione emozionale e un aumento dei singoli prezzi per ogni servizio. Si propone il servizio attraverso quello che è il menu, si combinano questi servizi, si fa un preventivo, automaticamente la fish si alza. Altro aspetto importantissimo poi è la proposta di pacchetti. Dovete proporre degli specifici pacchetti, card, fidelity card, coupon, allo scopo di creare dei percorsi lunghi, pacchetti da 500, 1000, 1500, 2000 euro, in modo da fidelizzare la cliente, perché sennò stiamo parlando del nulla. Ma non pacchetti da 100 euro, ma non pacchetti da 100 euro, fan ridere pacchetti da 100 euro, fan ridere. Voi dovete cercare a poco di passaggio in passaggio della cliente, di portarla a creare un processo di fiducia, ma ci arriviamo dopo, ma ci arriviamo dopo. Dicevo, quindi poi eseguite il servizio, spiegate in maniera specifica cosa diavolo state facendo, perché la cliente deve capire cosa diavolo fate sui suoi capelli, non basta fare capelli. Fatto questo, quando voi chiedete un responso, andate alla cassa, proponete dei prodotti e subito prendete un altro appuntamento. Subito! Non dovete aspettare. Cosa aspettate? Ma aspettate chi? Cioè, ditemi chi aspettate. Dite la Befana, Babonata, non lo so io, chi aspettate? Subito prendere un altro appuntamento, immediatamente, con altri strumenti materiali di marketing volti alla fidelizzazione del cliente, volti a continuare questo percorso insieme. Capite? Quindi, per quello che è il principio di reciprocità di Robert Cialdini, date un incentivo, la cliente tornerà. Non date un incentivo, la cliente non torna. A me fanno veramente ridere tutti quei fenomeni fuffaguru, quei paraguru e paraculu, che sostengono il fatto che le promozioni non servono, non serve dare delle scontistiche. Bene, loro sostengono questo, poi fanno ore e ore e ore di webinar gratuiti, video gratuiti, eventi, cioè veramente ai prezzi delle patate. Cioè, fatemi capire, loro lo fanno e funziona, voi non dovete farlo? Cioè, ma svegliatevi ragazzi, ma svegliatevi. Ma allora, se non volete rimanere in canna, dovete essenzialmente adottare delle strategie, le strategie che vi sto dicendo. Dovete studiare, dovete prepararvi nel marketing, dovete prepararvi nell'online marketing, va bene? Dovete essere effettivamente preparati a fare tutto questo. Ma del resto non è che ve lo dice un pirla, ve lo dice uno che sono tanti anni che si occupa di queste cose, segue centinaia di parrucchieri, ha successo, hanno successo i miei clienti, fanno profitti. Ok? Non devi essere un salone con 10.000 addetti per far soldi, anzi, se hai 10.000 addetti forse è meglio che ne tagli qualcuno, perché sennò vai dal culo subito. Ma vi parlo una persona che, dati alla mano, ha oltre 500 guide gratuite sul tema, ho scritto due libri, andate a vedere tutti i risultati dei miei clienti, sono documentati, ci sono recensioni, quindi non sono cazzate, è la realtà. Quindi la parte fondamentale è questa: avere un ecosistema.
Poi bisogna fare un clienti nuovi. I clienti nuovi come si fanno? Si fanno anche lì con tutta una serie di materiali di marketing e si fanno con internet. Oggi diventa fondamentale l'utilizzo di internet. Bisogna fare delle campagne, bisogna avere degli strumenti come landing page, ok? Delle landing page che sono delle pagine di destinazione per fare delle landing page. Ma io vi consiglio che vada Dio WordPress. È un software, un CMS, quindi un Content Management System, un sistema per creare siti, assolutamente gratuito, vi lascio in descrizione il link, cliccate e scaricatelo così potete partire. Avete bisogno di un server, quindi io vi consiglio come server SiteGround, che è un server ottimo, assistenza 24 ore su 24 tramite chat, potete chiamare quando volete e a spazio, a volontà, potete farci anche vari siti. Il piano, c'è un piano, io una promo adesso a 2,49 euro al mese con l'80% di sconto se voi andate a cliccare il link che trovate in descrizione. Poi per creare una landing page specifica, aspettate che parcheggio senza fare dei danni perché poi tocca pagare, dicevo, per fare le landing page vi consiglio Elementor. È il costruttore di pagina migliore per, mi sono fermato, non pensate che guardo qui, dicevo, il migliore costruttore di pagina specifico per tutto quello che sono siti landing page. Vi create la landing page e poi l'attaccate a un autoresponditore di email marketing che è ActiveCampaign, quindi quando ricevete il contatto automaticamente, come faccio io con voi, arriva una mail di risposta, ok? Quindi per fare tutto questo vi lascio il link in descrizione di ogni singolo tools, se volete potete prenderli direttamente dai miei link, avete delle promo. Oltre a ciò, per fare tutto questo vi consiglio di studiare l'online marketing, il digital marketing, perché sennò tutte queste cose non potete farle, non potete acquisire nuovi clienti, non potete incrementare il vostro fatturato, rimanete in canna, andate in bolletta, chiudete il negozio. Volete questo? No. Bene, allora io vi lascio una prova gratuita a dei corsi. Voi, vi lascio la mia, anche questa è in descrizione, trovate anche la mia pagina di destinazione, quindi la mia landing page. Inserite i dati, una volta che avete inserito i dati vi mando una mail dove c'è un bottone rosso, cliccate e da lì avete accesso a dei corsi gratuiti, ok? Quindi corsi gratuiti per la prova e poi se volete acquistate. Questo è fondamentale. Quindi tutto ciò per aumentare profitti, per aumentare gli incassi, per fare lucro, perché è quello l'importante, e per continuare a crescere anche in un momento di difficoltà. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata.